Come strumenti di giustizia per Dio. I peccati infatti non dominerà più su di voi, non vi terrà più schiavi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia del Signore. Alleluia. E questo testo della lettera ai Galati e della lettera ai Romani che il Signore ci ha dato per confermarci in quella grazia che ci dona e per esortarci a conservarci liberi, la più grande schiavitù è il peccato, conservarci liberi dal peccato per poter cantare le lodi di Dio, camminare nella luce del Signore. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo. Allora mi ha aperto gli occhi sui loro intrighi. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricordato. Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: Signore mio Dio, in te mi rifugio. Signore mio Dio, in te mi rifugio. Signore mio Dio, in te mi rifugio. Salvami e liberami da chi mi perseguita, perché non mi sbrani come un leone, non mi sbrani senza che alcuno mi salvi. Signore mio Dio, in te mi rifugio. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia innocenza, o Altissimo. Poni fine al male degli empi, rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore, Dio giusto. Signore mio Dio, in te mi rifugio.
La mia difesa è nel Signore. Egli salva i retti di cuore. Loderò il Signore per la sua giustizia e canterò il nome di Dio, l'Altissimo. Signore mio Dio, in te mi rifugio. In piedi. Lode a te, o Cristo, lode a te, o Cristo, bene la gloria, lode a te, o Cristo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Chi crede in Lui ha la vita eterna. Lode a te, o Cristo, lode a te, o Cristo, la gloria, lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Lode a te, Signore. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?» E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei, e questi disse loro: «Perché non lo avete condotto?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo». Ma i farisei replicarono loro: «Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Gli scribi dei farisei, che si credevano detentori della legge e della verità, questo cerchio di iniquità si stringe attorno a Gesù per farlo tacere prima, poi per estinguere la vita. Le guardie mandate per arrestarlo non osano mettere le mani su di lui. Nessuno mai ha parlato come quest'uomo. E che la verità è scesa nei cuori di quegli uomini che gli volevano togliere la libertà. E che l'autorità di Gesù si imponeva a quegli uomini che non avevano i pregiudizi degli scribi, dei farisei, dei sadducei, che non erano uomini di legge, i quali in nome della legge volevano arrestare l'autore della legge. Ma c'è un uomo tra questi nemici, l'uomo della verità, il discepolo della verità. Egli era andato di notte
a trovare il Maestro. Nicodemo, bisogna nascere di nuovo, e quest'uomo è nato di nuovo, nel suo cuore è diventato discepolo del Signore, e quando tutti sono contro, egli dice la verità, parla in nome della verità, dice ai suoi colleghi che nessuno può togliere la libertà a un uomo se prima non l'ha ascoltato. Egli cioè è l'unica voce divergente, ma determinante in quel momento, perché tutti tornano a casa, desistono dal proposito di arrestare Gesù dietro l'intervento di Nicodemo. Nicodemo pauroso, che soltanto di notte, quando è inosservato, va dal Maestro, adesso a viso aperto, davanti al Sinedrio, davanti ai suoi colleghi, difende il Signore Gesù. E in questo coraggio lo ritroveremo ai piedi della croce. È lui che con Giuseppe d'Arimatea offre al Signore l'ultimo omaggio dell'uomo, cioè il sepolcro. Il coraggio di Nicodemo. Questa mattina io vorrei proporlo a tutti noi che abbiamo paura tante volte di confessare il Cristo. Abbiamo paura dell'opinione pubblica, abbiamo paura della gente, della impopolarità. Di fronte alla verità non c'è impopolarità, di fronte alla verità nessuno deve tacere, come di fronte alla libertà. Nella verità bisogna essere liberi di parlare. Una volta che noi abbiamo acquisito la verità, questa verità bisogna difenderla ad ogni costo, proclamarla dall'alto, anche che ci dovesse costare la vita. Gesù è in mezzo ai suoi nemici. I veri nemici di Gesù non sono i soldati che vanno per arrestarlo, ma sono i mandanti, questi uomini che sono sicuri della legge, questi uomini i quali sono legati a delle istituzioni, sono schiavi di pregiudizi, questi uomini che non hanno nel cuore l'amore, perché non è stato possibile per loro aprire il cuore a colui che è venuto a dare l'amore a tutti. Non c'è stato peggiore di un uomo, di quell'uomo che chiude la mente alla verità o chiude il cuore all'amore. E questi uomini hanno chiuso la mente alla verità, hanno chiuso il cuore all'amore. Ecco perché non possono accettare Gesù, che è venuto a proclamare la verità, è venuto a proclamare l'amore. Vogliono uccidere la verità, vogliono far tacere l'amore, ma la verità non può essere imprigionata. L'amore è destinato a licenziare tutto il mondo. Gesù si presenta umile, ma con la sua umiltà sconfigge la superbia dell'uomo. Ecco, nella prima lettura
del profeta Geremia, che egli stesso è simbolo, figura di Cristo. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamolo, abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricercato e ricordato. Geremia, che viene assediato, viene calato nella fossa, viene affamato, viene insultato da tutti, figura di Cristo, che per amore di tutti si offre come vittima, come goel del riscatto. Egli è come un agnello mansueto portato al macello, non apre la bocca. Così lo vide anche il profeta Isaia, quando, descrivendo il servo di Yahweh, ce lo presenta come l'agnello mansueto, che non apre bocca, che si lascia condurre al macello. Egli porta i peccati di tutti, egli muore per tutti, ma la sua discendenza canta le sue lodi. Per il suo sacrificio noi tutti siamo stati mondati dei nostri delitti, le sue piaghe ci hanno guariti, la sua morte ci ha dato la vita. E se noi siamo qui, lo dobbiamo a Lui, che si è offerto per noi, agnello senza macchia. Chiediamo al Signore Gesù di seguirlo in questi giorni come agnello mansueto e di camminare con Lui nella mansuetudine, nella serenità e nella pace, sicuri che siamo nella via del Signore, perché chi cammina nella via del Signore si lascia condurre per le vie del Signore. Abbiamo davanti ai nostri occhi Gesù, che quando è libero proclama la verità, proclama l'amore, ma quando viene preso diventa agnello, da pastore delle anime, da maestro. Egli si fa agnello, tace, non parla più e si lascia condurre al macello, alla morte. Chiediamo al Signore Gesù queste due cose: la libertà nel parlare, nell'esprimerci, la libertà della parola, la libertà nella professione della fede. Chiediamo questo coraggio in ciascuno di noi. Non siamo pecore mute quando dobbiamo parlare, come Gesù non fu agnello muto quando doveva parlare. Quando abbiamo modo di parlare e di esprimerci, esprimiamo la nostra fede, con coraggio proclamiamo la verità. Ma quando le potenze delle tenebre piombano anche su di noi, imitiamo Gesù che da pastore si fa agnello e si lascia condurre al macello, e con la nostra santità di vita, con il nostro silenzio che noi insegniamo. Gesù ci insegna, quando parla e non tace la verità, ma Gesù ci insegna col suo silenzio, col suo sottomettersi al sacrificio, col suo essere agnello che porta i peccati di tutti, col suo tacere. Il tacere di Gesù è più eloquente della sua parola.
perché Gesù sempre parla. Anche noi, quando siamo liberi di esprimere la verità, esprimiamo la nostra verità, ma quando ci conducono al macello, lasciamoci condurre al macello, ad esempio di Cristo. Offriamoci per i nostri fratelli nel sacrificio, perché è quell'offerta, quel silenzio che è pienamente dalla parola. Questo è l'insegnamento che ci viene dalla liturgia di oggi. Signore Gesù, questa mattina tu ci hai invitato alla libertà e vogliamo essere uomini liberi. La libertà dal peccato è il peccato che ci impedisce di sentire e di parlare, ma una volta che tu ci hai liberati dal peccato, noi siamo liberi, liberi di parlare, perché la verità è sulla nostra bocca. Signore Gesù, ti chiediamo, oltre il coraggio di parlare nella libertà dei figli di Dio, ti chiediamo questa umiliazione, questo sacrificio di non reagire di fronte agli insulti, di sapere sopportare le molestie della vita, di poter sopportare le angherie dei superbi, di poter sopportare le ingiustizie. Il nostro silenzio in quel momento è più eloquente della nostra parola, perché su di noi si stampa la tua immagine di agnello portato al macello, perché su di noi si riflette la tua figura, o Signore Gesù. Ed ecco l'esempio della mansuetudine, della mitezza, che noi possiamo parlare agli uomini, a sopportare con pazienza, a subire la croce, a subire anche la morte per il trionfo della verità. O Signore Gesù, riempici di luce questa mattina, fa che comprendiamo questo messaggio di verità e di amore, fa che comprendiamo questo messaggio e siamo uomini, veramente uomini, che nell'imitazione di te possono seguire le tue orme, possono parlare agli uomini dove sta la verità, dove sta la giustizia, dove sta l'amore. Amen. Fratelli, mettiamo nelle mani di Gesù tutto l'essere nostro. Gesù ci vuole slegare, ci vuole liberare, ci vuole rendere uomini liberi. Slega il nostro corpo e nella figura, nel segno del corpo, nel segno del canto, vuole slegare la mente nostra, l'immaginazione nostra, le facoltà nostre, vuole slegare il nostro cuore in modo da essere uomini liberi, liberi nel corpo, liberi nello spirito. Cantiamo al Signore perché Egli ci liberi, cantiamo il canto della liberazione, e durante questo canto il Signore opererà, opererà nell'anima, opererà anche nel corpo. Perché il Signore si interessa di tutto l'uomo. Il Signore ha detto che a questo canto è legata tanta liberazione da parte sua. Confidiamo nel Signore, guardiamo a Lui, arrendiamoci a Lui.
e lasciamoci liberare da Lui, guarire da Lui, risuscitare da Lui in una grande ondata di consolazione e di forza. Che si credevano detentori della legge e della verità. Questo cerchio di iniquità si stringe attorno a Gesù per farlo tacere prima, poi per estinguere la vita. Le guardie mandate per arrestarlo non osano mettere le mani su di lui. Nessuno mai ha parlato come quest'uomo. E che la verità è scesa nei cuori di quegli uomini che gli volevano togliere la libertà. E che l'autorità di Gesù si imponeva a quegli uomini che non avevano i pregiudizi degli scribi, dei farisei, dei sadducei, che non erano uomini di legge, i quali in nome della legge volevano arrestare l'autore della legge. Ma c'è un uomo tra questi nemici, l'uomo della verità, il discepolo della verità,
egli era andato di notte a trovare il maestro Nicodemo. Bisogna nascere di nuovo, e quest'uomo è nato di nuovo, nel suo cuore è diventato discepolo del Signore, e quando tutti sono contro, egli dice la verità, parla in nome della verità, dice ai suoi colleghi che nessuno può togliere la libertà a un uomo se prima non l'ha ascoltato. Egli cioè è l'unica voce divergente ma determinante in quel momento, perché tutti tornano a casa, desistono dal proposito di arrestare Gesù dietro l'intervento di Nicodemo. Nicodemo pauroso, che soltanto di notte, quando è inosservato, va dal maestro. Adesso a viso aperto, davanti al Sinedrio, davanti ai suoi colleghi, difende il Signore Gesù. E in questo coraggio lo ritroveremo ai piedi della croce. È lui che con Giuseppe d'Arimatea offre al Signore l'ultimo omaggio dell'uomo, cioè il sepolcro. Il coraggio di Nicodemo. Questa mattina io vorrei proporlo a tutti noi che abbiamo paura tante volte di confessare il Cristo. Abbiamo paura dell'opinione pubblica, abbiamo paura della gente, della impopolarità. Di fronte alla verità non c'è impopolarità, di fronte alla verità nessuno deve tacere, come di fronte alla libertà. Nella verità bisogna essere liberi di parlare. Una volta che noi abbiamo acquisito la verità, questa verità bisogna difenderla ad ogni costo, proclamarla dall'alto, anche che ci dovesse costare la vita. Gesù è in mezzo ai suoi nemici. I veri nemici di Gesù non sono i soldati che vanno per arrestarlo, ma sono i mandanti, questi uomini che sono sicuri della legge, questi uomini i quali sono legati a delle istituzioni, sono schiavi di pregiudizi, questi uomini che non hanno nel cuore l'amore, perché non è stato possibile per loro aprire il cuore a colui che è venuto a dare l'amore a tutti. Non c'è stato peggiore di un uomo, di quell'uomo che chiude la mente alla verità o chiude il cuore all'amore. E questi uomini hanno chiuso la mente alla verità, hanno chiuso il cuore all'amore. Ecco perché non possono accettare Gesù, che è venuto a proclamare la verità, è venuto a proclamare l'amore. Vogliono uccidere la verità, vogliono far tacere l'amore, ma la verità non può essere imprigionata. L'amore è destinato a licenziare tutto il mondo. Gesù si presenta umile, ma con la sua umiltà sconfigge la superbia dell'uomo. Ecco, nella prima lettura del profeta Geremia, che
che egli stesso è simbolo, figura di Cristo. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamolo, abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricercato e ricordato. Geremia, che viene assediato, viene calato nella fossa, viene affamato, viene insultato da tutti, figura di Cristo, che per amore di tutti si offre come vittima, come goel del riscatto. Egli è come un agnello mansueto portato al macello, non apre la bocca. Così lo vide anche il profeta Isaia, quando, descrivendo il servo di Yahweh, ce lo presenta come l'agnello mansueto, che non apre bocca, che si lascia condurre al macello. Egli porta i peccati di tutti, egli muore per tutti, ma la sua discendenza canta le sue lodi. Per il suo sacrificio noi tutti siamo stati mondati dei nostri delitti, le sue piaghe ci hanno guariti, la sua morte ci ha dato la vita. E se noi siamo qui, lo dobbiamo a Lui, che si è offerto per noi, agnello senza macchia. Chiediamo al Signore Gesù di seguirlo in questi giorni come agnello mansueto e di camminare con Lui nella mansuetudine, nella serenità e nella pace, sicuri che siamo nella via del Signore, perché chi cammina nella via del Signore si lascia condurre per le vie del Signore. Abbiamo davanti ai nostri occhi Gesù, che quando è libero proclama la verità, proclama l'amore, ma quando viene preso diventa agnello, da pastore delle anime, da maestro. Egli si fa agnello, tace, non parla più e si lascia condurre al macello, alla morte. Chiediamo al Signore Gesù queste due cose: la libertà nel parlare, nell'esprimerci, la libertà della parola, la libertà nella professione della fede. Chiediamo questo coraggio in ciascuno di noi. Non siamo pecore mute quando dobbiamo parlare, come Gesù non fu agnello muto quando doveva parlare. Quando abbiamo modo di parlare ed esprimerci, esprimiamo la nostra fede, con coraggio proclamiamo la verità. Ma quando le potenze delle tenebre piombano anche su di noi, imitiamo Gesù che da pastore si fa agnello e si lascia condurre al macello. E con la nostra santità di vita, con il nostro silenzio che noi insegniamo, Gesù ci insegna, quando parla e non tace la verità, ma Gesù ci insegna col suo silenzio, col suo sottomettersi al sacrificio, col suo essere agnello che porta i peccati di tutti, col suo tacere. Il tacere di Gesù è più eloquente della sua parola, perché Gesù sempre parla. Anche noi, quando siamo liberi di esprimere la verità
esprimiamo la nostra verità, ma quando ci conducono al macello, lasciamoci condurre al macello, ad esempio di Cristo. Offriamoci per i nostri fratelli nel sacrificio, perché è quell'offerta, quel silenzio che è più eloquente dalla parola. Questo è l'insegnamento che ci viene dalla liturgia di oggi. Signore Gesù, questa mattina tu ci hai invitato alla libertà e vogliamo essere uomini liberi. La libertà dal peccato è il peccato che ci impedisce di sentire e di parlare, ma una volta che tu ci hai liberati dal peccato, noi siamo liberi, liberi di parlare, perché la verità è sulla nostra bocca. Signore Gesù, ti chiediamo, oltre il coraggio di parlare nella libertà dei figli di Dio, ti chiediamo questa umiliazione, questo sacrificio di non reagire di fronte agli insulti, di sapere sopportare le molestie della vita, di poter sopportare le angherie dei superbi, di poter sopportare le ingiustizie. Il nostro silenzio in quel momento è più eloquente della nostra parola, perché su di noi si stampa la tua immagine di agnello portato al macello, perché su di noi si riflette la tua figura, o Signore Gesù, ed ecco l'esempio della mansuetudine, della mitezza, che noi possiamo parlare agli uomini, a sopportare con pazienza, a subire la croce, a subire anche la morte per il trionfo della verità. O Signore Gesù, riempici di luce questa mattina, fa che comprendiamo questo messaggio di verità e di amore, fa che comprendiamo questo messaggio e siamo uomini, veramente uomini, che nell'imitazione di te possono seguire le tue orme, possono parlare agli uomini dove sta la verità, dove sta la giustizia, dove sta l'amore. Amen. Fratelli, mettiamo nelle mani di Gesù tutto l'essere nostro. Gesù ci vuole slegare, ci vuole liberare, ci vuole rendere uomini liberi. Slega il nostro corpo e nella figura, nel segno del corpo, nel segno del canto, vuole slegare la mente nostra, l'immaginazione nostra, le facoltà nostre, vuole slegare il nostro cuore in modo da essere uomini liberi, liberi nel corpo, liberi nello spirito. Cantiamo al Signore perché Egli ci liberi, cantiamo il canto della liberazione, e durante questo canto il Signore opererà, opererà nell'anima, opererà anche nel corpo, perché il Signore si interessa di tutto l'uomo. Il Signore ha detto che a questo canto è legata tanta liberazione da parte sua. Confidiamo nel Signore, guardiamo a Lui, arrendiamoci a Lui e lasciamoci liberare da Lui, guarire da Lui, risuscitare da Lui in una grande ondata di consolazione e di forza.
Signore,
Allora, se il popolo di Dio è stato liberato, allora adesso può camminare, vero? Può camminare. Camminerà e non si stancherà. Correrà. Signore, sta rodando. Sta liberando tante ginocchia. Signore, sta guarendo tante braccia che non potevano alzare. Il Signore sta scegliendo tanti lumi dalla schiena e dal collo. Il Signore ci scioglie nel corpo, ci scioglie nello spirito. Da ogni malattia, da ogni malattia. Alzatevi dai vostri esigli, non dormite più, popolo mio. Camminate, alzatevi, il Signore è lì. Camminerà e non si canserà, correrà non si fatica, nuova forza, nuova forza, riceveranno los che spera Gesù, nuova forza, riceveranno los che spera, los che spera. Los che crea, los che crea, los che crea in Gesù. Los che crea, los che crea in Gesù. Quelli che credono in Gesù. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate.
la mia salvezza è vicina. Scendi in mezzo a voi e durerà per sempre. La mia giustizia non sarà annientata. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temere l'insulto degli uomini, non ti spaventare per i loro scherni. Tu sei mio popolo, le tarme divoreranno le loro ossa, ma le tue ossa rigoglieranno come verde, come erba vergine. La tua giustizia durerà per sempre, la tua salvezza sarà in te di generazione in generazione, perché io ho parlato. Grazie. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore ci dice coraggio, fatevi coraggio, guardate in alto, la salvezza viene dal Signore. Voi esperti di giustizia, non temete, osservate la giustizia del Signore, le tarme divoreranno le ossa degli uomini, ma le vostre ossa diventeranno vegeti, si rinvigoriranno, perché voi siete gli uomini della vita, quelli che io ho ricreato, e questo popolo che canterà al Signore. Il popolo di Dio è in festa, il popolo di Dio è in festa, il popolo di Dio è in festa, alleluia. Il popolo di Dio è in festa, il popolo di Dio è in festa, il popolo di Dio è in festa, alleluia. Il popolo di Dio crede, Dio crede, il popolo di Dio crede. Il popolo di Dio crede, alleluia. Il popolo di Dio crede, il popolo di Dio crede, il popolo di Dio crede, alleluia. Il popolo di Dio crede, il popolo di Dio crede, il popolo di Dio crede, alleluia. Ecco, il Signore non dimentica i bambini che sono in mezzo a noi. Ha un occhio di riguardo per i bambini. Il Signore tocca alcuni bambini qui presenti. Essi saranno visitati dal Signore, saranno guariti dal Signore, perché saranno il popolo del futuro. Il Signore questa mattina guarda molti bambini che vi fanno soffrire, sono i miei prediletti, dice il Signore, io li toccherò ed essi rivivranno. E adesso, fratelli e sorelle, preghiamo il Signore nella preghiera universale. Presentiamo al Signore le nostre richieste. Ci siamo presentati noi. Il Signore ci ha liberati. Il Signore ci ha dato coraggio. Alcuni di noi sono in un processo di guarigione perché il Signore li ha guariti. Tanti bambini ritrovano la vita perché il Signore ha parlato. Ma adesso chiediamo al Signore di volgere lo sguardo ai nostri malati, ai nostri sofferenti dell'anima e del corpo. La nostra carità sia viva in questo momento e seguiamo quanto ci viene così detto, cioè il racconto, la sequela, la serie di tutti i mali che affliggono fratelli e sorelle vicini e lontani. Partecipiamo col cuore a questi elenchi che vengono letti e poi tutti insieme supplichiamo il Signore perché la sua grazia scenda su di loro.
Signore, questa mattina ti vogliamo supplicare. Vieni, oh Signore. Tu ci hai detto, Signore, di pregare gli uni per gli altri. E noi siamo qui riuniti, oh Signore, più di due, più di tre. Siamo un popolo, oh Signore, che ti supplica, che ti invoca. Signore, ti preghiamo per noi qui presenti, che veniamo anche da lontano. Siamo stanchi del viaggio, Signore, e cerchiamo riposo in Te. Signore, Tu ci hai detto di pregare gli uni per gli altri e noi Ti diciamo, affidiamo a Te la nostra causa. Signore, tutto ciò che abbiamo Te lo consegniamo questa mattina, perché Tu lo prenda, oh Signore, lo faccia Tuo, oh Signore, e lo offra Tu al Padre. Offri al Padre, oh Gesù, la nostra preghiera. Offri al Padre, oh Gesù, la nostra supplica. Tu che sai pregare il Padre, Tu che sai come pregare il Padre, offri la nostra preghiera. Ecco, te la consegniamo dalle mani di Maria, nostra Madre. E per questo, oh Signore, tutti insieme ti diciamo, ascoltaci, oh Signore. Ti vogliamo pregare, oh Signore, per queste persone che sono elencate in questo foglio, sono tutti casi gravi. Gaetano di Palermo ha un carcinoma allo stomaco, Laura ha avuto un incidente ed si trova sulla sedia a rotelle. Per Pippo di Palermo, che si trova ammalato di tubercolosi, Lorenzo di Palermo, Lorenza, carcinoma al seno. Per Giuseppe di Siracusa, è in coma di terzo grado a causa di un incidente. Maurizio di Verona è un ragazzo di 23 anni e è stato già operato di tumore. Ha dato, chiedetevi sarà dato, chiedetevi sarà dato, chiedetevi sarà dato. Quando vi mettete a pregare, dice il Signore, siate in pace gli uni con gli altri. Mettetevi d'accordo e quello che chiederete già sappiate che è stato accordato. Mettetevi d'accordo gli uni con gli altri, altrimenti non uscirà di qui neanche una guarigione. Mettetevi d'accordo gli uni con gli altri, non ci sia rivolto nel vostro cuore, non ci sia riserva nel vostro animo. Tutti siete peccatori, ma tutti siete miei figli. Accordatevi gli uni gli altri. Cercate la pace gli uni con gli altri. Io sono il Signore che vi parlo. Accordatevi l'un l'altro, dice il Signore. Accordatevi l'un l'altro, dice il Signore. Amatevi l'un l'altro, dice il Signore. Amatevi l'un l'altro, dice il Signore. Chiedetevi sarà dato. Ci prende in braccio, c'è un segno, una donna che ha in braccio un bambino neonato, vestito di bianco, caduto, diventato nero. La madre disperata l'ha preso in braccio, quel bambino è salvato,
è guarito. Però il segno del Signore, ci prende. Signore ci prende in braccio, perché il Signore è una madre per Israele. Il Signore è una madre per noi. Noi non siamo madre per gli altri, ma il Signore è madre per noi. Quando noi crediamo, si china, ci prende in braccio, ci avvicina al suo cuore. Dio è madre per ciascuno di noi. Grazie. Io vi prendo in braccio, dice il Signore. Io vi prendo in braccio, dice il Signore. Io sono una madre, dice il Signore. Io sono una madre, dice il Signore. Voi due siete uno al quarto e uno al terzo mese. E avete dolori e minacce di aborto. Signore, vi visita e risolve il vostro caso. Portate avanti la vostra gravidanza. Io sono con voi. Io sono la vita, dice il Signore. Io sono la vita, dice il Signore. Io sono la vita. Signore tocca tante persone, tante giste, si sgonfiano perché il Signore è buono con noi. Due ossa slogate si riaggiustano perché è buono il Signore. Cantiamo al Signore perché sta visitando la testa di una persona e sta evitando una crisi di un ictus cerebrale per un uomo. Cantate al Signore, ha fatto meraviglie. Cantate al Signore, ha fatto meraviglie. Cantate al Signore, ha fatto meraviglie. Cantate al Signore. O Signore, ti ringraziamo di quello che tu stai facendo. Tu stai guarendo tante persone. Tanti dolori cessano. C'è un forte dolore al petto che turba una persona e cessa all'istante. Ci sono dolori alle scapole, cessano all'istante, perché il Signore tocca, il Signore guarisce. E tu, uomo, non temere per il tuo cuore. Tu temi un infarto. Il Signore è con te. Il Signore ti sostiene. Io ti risparmio, dice il Signore. Signore, ti ringraziamo perché stai guarendo tante persone, una al ginocchio e un'altra all'anca. Signore, ti ringraziamo di quello che stai facendo. Ti benediciamo e ti ringraziamo. Noi proseguiamo, Signore, nel santo sacrificio della Messa. Tu ancora continuerai ad operare perché tu ami il tuo popolo. Se il tuo popolo anche si allontana da te, tu continui ad amare il tuo popolo. Ma prima di continuare, oh Signore, noi vogliamo rivolgerti una preghiera per i nostri carcerati. Quanti carcerati abbiamo, Signore? Quanti giacciono proprio nelle catene, perché sono chiuse nelle celle? Quanto, Signore, soffrono terribilmente per la giustizia degli uomini, che non è la tua giustizia. Signore, ti volgiamo, Signore, la preghiera per tutti i nostri carcerati,
tra i quali ci sono tanti innocenti che soffrono per il Re. Signore, ti preghiamo, scendi nelle nostre carceri questa mattina. Porta un raggio della tua luce, della tua consolazione. Non tutti i delinquenti sono dentro, ma tanti delinquenti sono fuori. Noi siamo i delinquenti, o Signore, che siamo fuori. Non tutti sono dentro, Signore, ma ci sono quelli che pagano per tutti. Signore, noi che siamo ancora liberi, ti vogliamo pregare per i nostri fratelli. Le nostre carceri, Signore, porta un raggio di luce, un raggio di speranza, porta la tua parola, porta la tua consolazione ai nostri carcerati e manda un raggio di luce sui giudici che dovranno giudicare. Il Signore libera i prigionieri, il Signore libera i prigionieri, il Signore libera i prigionieri, il Signore libera i prigionieri. Fratello, che sei un in difetto perché non hai pagato quel che dovevi pagare, porta la tua offerta o dalla direttamente al povero che attende. Tu che non hai pagato quel che dovevi pagare, porta l'offerta e sei libero da una grande calamità, oppure dà direttamente al povero che attende questa offerta e il Signore ti libererà dal tuo peccato. La persona che è presente sente questo messaggio. Thank you.
tentato. Fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio per il benedetto. Ci soccorro, Dio, oh Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre e liberandoci da ogni colpa, ti rende gradita il nostro sacrificio. Egli viva regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, commemorando la Beata Vergine Maria, umile ancella accolse la tua parola mirabilmente e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo, ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffuso su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La luce del Padre si riflette su tutta questa assemblea, e in questa luce il volto del Padre, risplendente in Cristo, si proietta su di noi, e a questo Padre che ci rivolgiamo e chiediamo la liberazione, la pace, l'unione dei cuori. Soltanto Lui può darci questi doni, e noi li chiediamo a Lui con un cuore sincero nella richiesta, ma anche nella sicurezza di ottenere
per i meriti di Cristo nostro Signore. Adesso cantiamo tutti il Padre nostro, con le mani allacciate. Siamo tutti un sol corpo, dobbiamo formare un solo spirito. I mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Facciamo la gioia di Gesù, unendo i nostri cuori, svuotando i nostri cuori da ciò che non unisce. Facciamo la gioia di Gesù, ravvivando in noi i vincoli della pace. Facciamo la gioia di Gesù, smettendo di fare i bambini, i vecchietti, e imparando da Lui ad essere uomini maturi. Facciamo la gioia di Gesù, amandoci gli uni gli altri, con affetto sincero e dicendoci parole di verità gli uni gli altri. Facciamo la gioia di Gesù, ristabilendo la pace prima nei nostri cuori e poi tra di noi esteriormente. Lo domandiamo allo stesso Gesù in questo momento. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. In sincerità di cuore, scambiamoci, cantando, il segno della pace. Thank you.
questa pace che il Signore mi dà. C'è Gesù, il giudice dei vivi e dei morti, e colui che penetra con lo sguardo l'abisso del nostro cuore e sa quello che c'è nel nostro cuore. Qui c'è Gesù, mangiando le sue carni, noi mangiamo la vita o la morte. È vita per chi crede e per chi ama, e morte per chi non crede o non ama. Ma beati noi che abbiamo creduto, beati noi che abbiamo amato, conserviamo la verità nella mente, conserviamo nel cuore l'amore. Se non abbiamo la verità e non abbiamo l'amore, non possiamo accostarci a Lui. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco, per la comunione restiamo tutti seduti, tranne i fratelli che devono spostare le macchine che hanno posteggiato qui davanti. Per favore, c'è padre Gandolfo che deve andare a spostate le macchine che sono davanti al cancello e davanti le sbarre. 161. Viene a cambiarmi, io ricado sempre negli stessi peccati, viene a darmi forza. Gesù, il mio cuore è stato ferito in questi giorni, una mano crudele mi ha ferito, mi ha detto una parola cruda che mi ha lacerato. Io sono innocente, Gesù. Ti prego, vieni a visitarmi.
vieni a consolarmi, vieni a darmi di nuovo la gioia che ho perduto. Canto 237. Questa comunione che ricevo, visita mio padre, visita mia sorella. Gesù, ho dei fratelli a casa, sono lontani da te. Che riconoscono che tu sei il Signore. Liberati dal timore
e dentro il tuo cuore. Io sono il Signore, io te lo comando, liberati dal timore, perché ti fa male, intossica la tua esistenza e si accorcia. Liberati dal timore, tu che ascolti comprende. Tu che hai i capelli chiari e lunghi, giovane donna, che sei prigionieri in una cella, il Signore manda un angelo a liberarti. Lasciati liberare tu che sei incatenata. Ascolta la mia voce. Signore, ti ringraziamo di quello che stai facendo. Signore, noi ti offriamo i nostri cuori e ti ringraziamo perché stai avvicinando un uomo e una donna in vista di un evento futuro. Ti ringraziamo e ti benediciamo. E adesso, Signore Gesù, tu vuoi che noi raduniamo i bambini attorno all'altare. Oggi è giornata di liberazione per i grandi e di benedizione per i piccoli. Voi tutti che avete bambini, situatevi attorno all'altare, perché dobbiamo offrirli al Signore per voi adulti. Saranno i vostri bambini a impetrare con la loro presenza dal Signore la liberazione, la conversione dei cuori, la pacificazione delle coscienze. Gesù, perché in questo momento tu tocchi un fibroma che faceva male, questa donna si sente alleggerire e ti ringraziamo, Signore, perché tu stai toccando in questo momento l'addome di una persona, stai alleggerendo le fitte al fegato di una persona. La stai guarendo, Signore, per questo ti ringraziamo. Grazie, Signore Gesù. Signore Gesù, ti presentiamo i nostri bambini, la nostra innocenza. Noi tutti siamo peccatori, ma la nostra innocenza è qui, davanti a te. Tu amavi i bambini e li ami sempre. Chi guarda un bambino vede riflessi il volto del Padre. Padre Santo, tu ti specchi nei bambini e i tuoi angeli vedono nei bambini la luce del tuo volto. Guai che avrà scandalizzato un bambino perché non avrà remissione da Dio se non si pente amaramente del suo peccato. Signore, ti chiediamo che tutti questi bambini crescano innocenti, che non trovano nei grandi né negli adulti un laccio per cadere nei peccati. Ti chiediamo, Signore, per questi bambini una particolare benedizione per la loro salute. Scenda la tua grazia di guarigione su questi bambini, che siano tutti guariti, oh Signore, tutti questi bambini, e che siano consolate le mamme e i papà di questi bambini. Questo, Signore, noi ti chiediamo. Cantiamo adesso.
cantiamo una benedizione per i bambini. Tornate ai vostri posti. Faremo la processione ancora. Processione, la vostra liberazione, la vostra liberazione. Avete bisogno di liberazione, o prigionieri della speranza. Chiedete che si sciolgano le vostre catene. Le catene della mente, le catene del cuore. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Gesù, io credo che oggi tu mi farei uscire di qua guarito, sanato, risanato nel cuore, nello spirito, nella mente. Gesù, guardami, Gesù. Gesù, tu sei il potente in mezzo a noi. Guardaci, Gesù. Il tuo nome è
mio Signore, mia vita, mio pastore. Il tuo nome salvezza, Gesù. Adoro Gesù, e ti adoro e te adoro Gesù, 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 mio Signore, mio Dio sei tu. Santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ecco, se qualcuno vuole ringraziare il Signore, questo è il momento. Certamente il Signore ha toccato qualcuno. Certamente il Signore in questa settimana ha operato prodigi in mezzo a voi. Se c'è qualcuno che voglia testimoniare, questo è il momento, almeno uno o due persone. Su questo gruppo invochiamo la benedizione particolare di Dio, che il Signore vi dia gioia, serenità, visite le vostre famiglie e vi dia quelle grazie che più attendete. La potenza del Signore sia su di voi. La grazia del Signore sia dentro di voi, la presenza del Signore sia sempre con voi e vi accompagni nel vostro cammino. E su voi tutti invoco il nome di Gesù che è salvezza, per la vostra guarigione, amen. Per la vostra liberazione, amen. Per la vostra consolazione, amen. E vi benedico nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.